Assolutamente, è una partita importante, noi siamo contenti che si disputi questa partita, perché siamo contenti che sia il Teramo, che il Giulianova si siano qualificate per questa importante finale di Coppa Italia, che si giocherà al Bonolis di Teramo, ma è un campo neutro in questo caso, essendo appunto una finale di Coppa Italia, ci saranno appunto 2.000 biglietti per ciascuna società. E noi faremo ovviamente di tutto sulla falsariga di quanto avvenuto già per la partita di andata, che comunque è una partita di campionato, quindi tecnicamente diverso, ma faremo di tutto perché sia una partita di calcio, una festa dello sport, due tifoserie che andranno a vedere una partita, che ovviamente tiferanno per la propria squadra. La differenza è che questa volta una delle due squadre vincerà e l'altra no, e la partita potrebbe anche andare supplementare ai rigori, quindi potrebbe anche durare più a lungo dei 90 minuti canonici. E non potremo ovviamente, faremo di tutto appunto per evitare incroci fra le due tifoserie e per evitare che qualcuno possa commettere atti non consentiti, quindi veramente un appello alle due tifoserie, che sia una partita di calcio, una festa dello sport, al di là di chi vincerà. Io sono di quelli che ha caldeggiato fin dall'inizio l'ipotesi Bonolis in campo neutro, ovviamente, perché anche nell'ottica ovviamente delle ragioni di sicurezza, di gestione dell'ordine pubblico, tenuto conto anche dell'esperienza della partita di andata, è una soluzione ottimale. Le società hanno raggiunto questo accordo. È chiaro che non dobbiamo mai abbassare la guardia, come il signor Questore ci ha rappresentato oggi insieme al prefetto, che ringrazio, quindi cercare di trasformare anche la partita del 17 in una giornata di festa. Noi ci aspettiamo in una giornata di sport, naturalmente io da tifoso giuliese spero che sia Giulianova a riportare a casa questo primo importantissimo trofeo. Si guarda anche al 4 febbraio, voi state già lavorando in ottica gara di ritorno per quanto riguarda il settore dei distinti. Sì, stiamo già lavorando da mesi perché vogliamo far sì che tante persone possano prendere parte alla manifestazione, avendo ereditato una struttura in uno stato fatiscente, ma devo ringraziare anche la società di Giulianova Calcio che insieme al Comune di Giulianova sta cercando di ampliare il numero di posti più possibile per dare la possibilità, ripeto, a tanti tifosi giuliesi ma anche tifosi del Teramo Calcio di raggiungere la nostra struttura e di poter guardare la partita in sicurezza.